Salve, abbiamo un momento da trascorrere insieme che riguarda tre attività bellissime da fare con i ragazzi e con i bambini per la loro crescita, non solo per la loro crescita, per farli sognare, per far vedere un futuro o anche una riflessione bellissima che li porta a crescere. Ebbene, si tratta della danza, della musica e del teatro, tre attività tipicamente salesiane, tipicamente carismatiche. Tre attività bellissime che vengono ancora rinforzate da un pensiero di Papa Francesco detto l'11 agosto 2018. I sogni ti svegliano, ti portano in là, sono le stelle più luminose, quelle che indicano un cammino diverso per l'umanità. Ecco, voi giovani, avete nel cuore queste stelle brillanti che sono i vostri sogni, sono la vostra responsabilità e il vostro tesoro. Fate che siano anche il vostro futuro. Sì, abbiamo in consegna questi sogni dei ragazzi e ne possiamo far tesoro coltivandoli. Attraverso che cosa? L'espressione che facilita il sognare, l'espressione musicale, l'espressione della danza e l'espressione del teatro. Sì, la danza educa i ragazzi a sognare, perché tutto da piccolissimi inizia con una buona comunicazione con se stessi che parte dal corpo. È il primo medium. È il medium essenziale e l'esperienza motoria è alla base dei processi cognitivi. Infatti, abitare il proprio corpo aiuta a entrare in contatto con i livelli di noi meno noti. Ci aiuta ad approfondire anche riflessioni che si traducono poi coi gesti. Il corpo, veramente il corpo, ha una portata comunicativa straordinaria. E si intreccia con le nostre parole, ma si intreccia soprattutto con i nostri silenzi. Il corpo si serve del linguaggio non verbale, per cui le attività che possiamo fare con i bambini e con i ragazzi possono essere, ad esempio, la danza educativa, che fa tirar fuori dal proprio pensiero, dalle proprie mani, dalle proprie braccia, dalle proprie gambe, i significati di una poesia, i significati di un salmo, i significati di una profonda, personalissima espressione. Perciò la danza si coniuga anche in espressione corporale. Expression corporelle è stata moltissimo usata nella scuola francese di catechesi anche. Perciò interiorizzare un salmo, esprimerlo attraverso il movimento con una musica di sottofondo è decisamente formativo. E occorre silenzio, occorre preparazione. Occorre quel clima che davvero aiuta a interiorizzare. Ci sono studi profondi di neuroscienze che parlano proprio di quanto l'espressione della danza aiuti a fare comunicazione, aiuti a socializzare. Perciò, dall'aspetto psicomotorio dei più piccoli alla danza educativa, passando per l'expression corporelle e arrivando finalmente alla danza coreografica di gruppo. Il gruppo disciplina, il gruppo aiuta a fare insieme, il gruppo aiuta moltissimo bambini e ragazzi a tararsi sul movimento dell'altro. Ebbene sì, anche nel doposcuola, anche negli oratori, nei centri giovanili, educare alla danza è un obiettivo grandissimo nelle nostre case salesiane. La musica si accompagna alla danza sicuramente, ma la musica può essere fruita in gruppo, la musica può essere prodotta. Ecco qua le piccole band, ecco qua i primi tentativi anche di musica classica che fanno sì che i bambini capiscano nella profondità un linguaggio che non ha bisogno di traduzione, un linguaggio che attraverso il ritmo, attraverso la melodia, attraverso il lavoro d'insieme nelle piccole orchestre giovanili, aiuta, fa crescere, cimenta, fa fare prove insieme, non fa perdere tempo con le tecnologie che sono utilissime, ma che spesso sono a dispendio di energie psichiche, affettive e socializzanti. Ebbene, la musica va operata, va fatta, va ascoltata da giovanissimi. Le scuole dell'infanzia, addirittura le sezioni primavera, i nidi possono essere i luoghi più interessanti per iniziare i bambini alla musica. Può essere utile nella socializzazione perché fa star bene insieme, sia nel momento in cui viene praticata
che nel momento in cui viene fruita. Questa esperienza socializzante del fare musica accresce il gusto di stare in gruppo, stimola la creatività, rende capaci anche di pensare parole, di metterle insieme, di musicarle e finalmente fa sì che ognuno porti a termine il proprio compito affinché dall'insieme di tutti gli strumenti, da un solo semplice triangolo, da un battito ritmico, venga fuori l'armonia comune. Perciò la musica fa nascere e suscitare delle risonanze molto profonde. Perciò, non essendo un linguaggio verbale, facilita la comunicazione. La musica anche nei dibattiti a proposito di canzoni che veicolano valori o non valori. La musica anche per una riflessione con i preadolescenti, con gli adolescenti, perché la canzone, che è la parte più amata della musica, sia davvero formativa e susciti nei ragazzi voglia di crescere. Ebbene, ha delle capacità dinamiche fortissime e è anche un'esperienza esteticamente gratificante. La musica non può completarsi senza il cantare. Cantare che è un gran divertimento, cantare che è uno strumento didattico ed educativo altamente efficace. Numeri, lettere, colori, strutture linguistiche si imparano in musica, contenuti, cose complesse anche. Perciò cantare favorisce una pronuncia migliore, corretta, per quanto riguarda gli accenti, per quanto riguarda la melodia, stimola la comprensione del testo. E la musica educa affettivamente, perché soprattutto la canzone è legata alla maturazione affettiva dei ragazzi. Immaginiamo la musica sacra, la musica religiosa, i canti anche pop, che hanno però contenuti religiosi. Quanto si può fare? Deve essere presente, ma presente con una finalità educativa, altamente educativa, che è quella di curare la scelta dei canti, la scelta della musica per le danze e l'impegno a creare musica. Perciò, approfondire il testo, incontrarsi per dialogare, è davvero un'ottima prassi. Testi antichi, testi moderni e testi inventati dai ragazzi stessi. Passo passo la danza, la musica sfociano poi altamente nell'espressione più completa, più alta e più complessa che è quella del teatro. Il teatro è il discorso che raduna in sé anche capacità artistiche nella produzione delle scenografie, nella scelta dei costumi, nelle luci, nel suono. Ecco, il teatro si può dire per eccellenza un'opera educativa salesiana, va fatto rinascere in tutte le nostre istituzioni, in tutte le nostre scuole, in tutti i nostri centri giovanili. Il teatro risponde egregiamente alla richiesta di espressione. Attraverso che cosa? La motivazione. Attraverso una ricchezza straordinaria di codici verbali e non verbali. Attraverso l'immersione nella vicenda, che poi è il copione, attraverso un lavoro di gruppo e di socializzazione che sono raffinatissimi. Cos'è il teatro? È gioco, è magia, entusiasma bambini, ragazzi, giovani, adulti, è occasione di svago, di festa, di crescita, è anche ascolto della parola, è forgiarsi, diventare forti. Innumerevoli sono i tipi di teatro. Partendo dal teatro di narrazione, dove il libro domina, dove le pagine e le illustrazioni raccontano, dove il commento della voce, tutte le tonalità prosodiche del narratore coinvolgono bambini, ragazzi, giovani e adulti. Questo è semplicissimo e anche acquista bellezza quando viene prodotto o presentato attraverso il teatrino Kamishibai giapponese. Perché? Perché mentre i bambini sono seduti, i ragazzi sono di fronte al narratore, grandi illustrazioni passano una dopo l'altra nel teatrino. Poi abbiamo il teatro delle ombre, che fa nascere creatività, perché il copione va scritto, fa nascere abilità anche pratiche nel disegno, nel ritaglio. Questi personaggi solo in nero, con il bastoncino, vengono mossi dai ragazzi stessi.
Le voci devono essere quelle giuste, con l'espressione, con l'intonazione giusta. Il teatro dei burattini, che affascina, che trascina, fatto con i piccolissimi e con i più grandi. Il teatro danza per gli adolescenti e preadolescenti, perché il teatro danza cosa fa? Narra vicende sociologiche, narra situazioni che chiedono riflessione ai ragazzi. Il teatro danza della grande Pina Bausch è proprio quel teatro che fa interiorizzare tematiche anche molto complesse e le fa esprimere con gesti, con movimenti di gruppo, con movimenti armoniosi di danza, ma racconta. E poi c'è il teatro vero e proprio, il teatro cosiddetto tout court, il teatro che può essere di prosa, perciò scelta del copione, scelta dei personaggi, scelta delle battute, immedesimazione nella storia e coinvolgimento altissimo nell'espressione del volto, nei codici che sono quelli cinetici, del volto, delle braccia, della postura, dell'andare e venire sul palcoscenico, del porsi di fronte al pubblico, del coinvolgere il pubblico. Il teatro tout court che è relazione tra i personaggi, che è empatia con il pubblico, un'educazione altissima, che va curata, che va messa in rilievo, dove bisogna assolutamente servirsi di professionisti per crescere nella capacità di regia. E per questo dico ai nostri carissimi animatori dei centri giovanili. Ecco, tutta questa tipologia di teatro è molto coinvolgente quando si traduce in teatro musicale. Il cosiddetto musical è il teatro che cattura di più, perché mette insieme abilità di parola con le battute, abilità di danza, sia personale che di gruppo, coreografica, e abilità di canto. Cantare e danzare al tempo stesso è una cosa decisamente complessa, ma forgia, rende coordinati, fa lavorare in gruppo, perciò è una felicissima azione comunicativa che è anche esperienza, perché si arriva alla messa in scena finale, si arriva alla prima dello spettacolo dopo ore e ore di esercizio collettivo, di scambio, di comprensione reciproca, perché le battute si dicono con l'enfasi giusta solo se si è in empatia, in sintonia con gli altri che recitano con noi. Perciò sono spazi decisamente formativi per i ragazzi. Tutti contribuiscono all'organizzazione, alla ricerca dei materiali, il fabbisogno che è indispensabile per immergersi in un'epoca, che è indispensabile per dare verità a ciò che si sta rappresentando. Per cui l'espressione attraverso il teatro musicale è altissima e questo fa sognare. È una comunicazione che chiamo relazionale, perché nessuno è attore da solo, è solo il gruppo, la troupe, l'équipe che rende davvero coinvolgente uno spettacolo musicale. Perciò rispetta tutti i presupposti del sogno. Che cosa abbiamo in campo? Mimica facciale, gestualità, postura, prossemica, vicinanza, scenografia, costumi, oggettistica, e richiede tanto coinvolgimento. Ci sono almeno 10 ragioni per cui il teatro musicale è il percorso più adeguato per far acquisire competenza espressiva. Ovviamente le 10 ragioni si devono svolgere una per volta e il nostro tempo è concentrato nell'entusiasmare a un ritorno a questa azione carismatica, che è quella di coinvolgere bambini, ragazzi e giovani nel teatro. Ma si sono occupati di questo anche le neuroscienze cognitive, perciò qualcosa di modernissimo, di attualissimo, che si interessa a quella che per noi FMA, per noi figlie di Don Bosco, è una realtà carismatica da riscoprire e da rimettere in funzione con qualità, con impegno e con risultato, certamente. Noi possiamo dar vita anche a un dialogo attraverso la rete, possiamo avere un blog dove si parla dei nostri spettacoli teatrali, possiamo soprattutto sentirci vere figlie di Don Bosco e di Madre Mazzarello
e avere con noi lo stuolo grande di ragazzi, di animatori, di giovani che lavorano con noi, senza i quali non saremmo ciò che possiamo essere oggi nel mondo, attraverso il teatro, attraverso la musica, attraverso la meraviglia del movimento corporeo. Grazie.